Nell'ambito della riorganizzazione del decreto del Rio vi sta venendo fuori un'inversione di tendenza che pare aumentare la spesa invece che diminuirla, che sarebbe l'obiettivo principale del decreto. Sì, le prime valutazioni approfondite che sono state fatte dal Centro Studi dell'UPI e anche dai nostri uffici per quanto riguarda la provincia di Arezzo ci dicono che se il decreto del Rio sarà convertito, almeno sull'edilizia scolastica non vi saranno risparmi. Perché questo? Perché con il passaggio della competenza dell'edilizia scolastica dalla provincia, attualmente soggetto gestore appunto delle scuole, ai comuni, ci sarà un aumento dei centri di costo. In provincia di Arezzo passeremo ad esempio da un centro di costo attuale a 13 centri di costo corrispondenti ai vari comuni che sono sedi di edifici scolastici. Tra questi 13 comuni, il comune su cui peserà maggiormente il passaggio dell'edilizia scolastica sarà il comune di Arezzo, che dovrà accollarsi la responsabilità di 22 edifici scolastici pari a oltre 8.000 studenti, e oltre a questo vi saranno dei piccoli comuni come Caprese Michelangelo, Anghiari, che dovranno gestire importanti plessi scolastici sia in termini di costi sia in termini anche poi di manutenzione. Quindi se la matematica non è un'opinione, probabilmente vi sarà chiaramente un aumento, perché da 1 a 13 centri di costo è abbastanza evidente. Ragionamento identico vale per i mutui in ammortamento sugli investimenti realizzati, sono circa 26 milioni. Il comune di Arezzo dovrà accollarsi circa 12 milioni di euro di mutui residui sugli investimenti fatti sulle scuole secondarie della provincia di Arezzo nel comune capoluogo, e lo stesso accaduta per gli altri comuni, 4 milioni San Giovanni Valdarno, 2 milioni Montevarchi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la speranza è che prima della conversione, se le province comunque dovranno essere eliminate, si vada a analizzare nel dettaglio tutti questi aspetti in maniera tale da realizzare veramente quelle economie che sono auspicate con la riforma delle province, altrimenti rischieremo di fare un nulla di fatto, un'operazione di immagine, ma che nella sostanza complicherà la vita dei cittadini. In questo faccio un appello anche ai nostri parlamentari, perché oltre alla necessità di dare dei segnali importanti all'opinione pubblica sulla riduzione dei costi, però insomma che questi costi siano andati a togliere dove effettivamente sono, e possibilmente riuscendo a migliorare e non a peggiorare i servizi. Da questo punto di vista un altro problema è che oltre al fattore economico va ad intervenire anche un fatto organizzativo e di gestione, perché la programmazione verrebbe gestita dalla provincia mentre la gestione direttamente dai singoli. Sì, anche questa è una cosa piuttosto inusuale. Se la competenza a individuare gli indirizzi scolastici e quindi l'ubicazione di questi indirizzi rimarrà comunque in carico alla provincia o a quello che ne rimarrà, cioè un consiglio formato sostanzialmente dai sindaci dei comuni sopra 15.000 abitanti, e in provincia di Arezzo sono 5, l'edilizia scolastica sarà invece dei comuni, per cui sarà diverso il soggetto che pensa l'ordinamento rispetto a quello che poi dovrà attuare gli investimenti nei territori. Anche questo mi sembra il sintomo di una politica che non funziona e non affronta nella concretezza i veri problemi.